Allora, adesso parlo io perché mi sono rotto i coglioni. Carole Caculo della società, anzi, Carole Caculo di Sarri, che faccio anche il nome, il signor Nati per vincere, hai rotto il cazzo perché tu sei la feccia del tifo juventino, perché di calcio tu non capisci un cazzo. Fatti un bagno di umiltà, perché veramente hai sfracassato i coglioni. Continui a dare la colpa a Cristiano Ronaldo e il male della Juventus, ma l'investimento l'hai fatto tu o l'ha fatto il signor Agnelli? I soldi glieli dai tu o glieli dai il signor Agnelli? Fammi capire, fammi capire. E noi saremmo quei tifosi che non capiscono un cazzo di calcio? Punto numero uno. Continua a ribadire che Cristiano Ronaldo è il male della Juventus e nel tuo video stamattina hai detto che noi dobbiamo comprare, non dobbiamo comprarci la maglia di Cristiano Ronaldo per non fare un favore ad Agnelli. Ma che cazzo sei? Io se voglio me ne compro 20 di maglie di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo non si discute, non si discute. E chi gli circonda, e chi gli circonda che è una merda, sono delle merde. Quindi, fatti un bagno di umiltà. A Cristiano Ronaldo, quando parli di Cristiano Ronaldo, del valore di Cristiano Ronaldo, e ringrazia Cristiano Ronaldo che ha fatto 28 gol, perché se Cristiano Ronaldo lo faceva quei 28 gol, eravamo quinti in classifica. Quinti in classifica. Punto numero 2. Tu che sei amante di Sarri, che lecchi il culo, fai lecchina, lecchi il culo a Sarri. Lecchi il culo a Sarri. Io ti dico una cosa. Dov'è? Ma il bel gioco dov'è? Dov'è il sarrismo? Dov'è il Sarri Ball? È da 10 mesi che lo stiamo aspettando, però tu continui a difendere l'indifendibile dopo l'ennesima figura di merda che abbiamo fatto ieri, dopo l'ennesima prestazione indecorosa che abbiamo fatto ieri. Tu continui a difendere l'indifendibile, cosa che da difendere non c'è nulla, perché ha ragione il signore Allegri a dire. E ascolta bene, e apri bene le orecchie, che ci sono allenatori vincenti e allenatori perdenti, e questo è un perdente nato, è un perdente nato. Guarda, e ci manca solo, e io non vedo l'ora che perdiamo lo scudetto, così voglio vedere cos'ha il coraggio di dire su questo allenatore di merda che non vale una fottuta minchia. Punto numero 3. Io non ti permetto che tu dici che noi siamo la feccia del tifoso, del tifo juventino, perché noi che critichiamo la squadra, critichiamo l'allenatore, critichiamo la società, siamo tifosi veri, che ci siamo rotti i coglioni di vedere ogni sabato e domenica prestazioni indecorose che mi fanno incazzare, hai capito? Che mi fanno incazzare. Quindi, quando tu dici che noi non siamo i veri tifosi della Juventus, te lo ripeto, fatti un bagno di umiltà, perché tu, innanzitutto, di calcio non capisci nulla. Te, secondo me tu dovresti cambiare sport, dovresti parlare di altro, perché tu di calcio non capisci un cazzo, io te lo dico, io non mi vergogno. Tu sei un bravo intrattenitore che intrattieni i tuoi hooligans, io li chiamo hooligans. Tu fai anche visualizzazioni, fai iscritti, perché spacchi cose già rotte. Guarda, sinceramente, io al tuo canale ero iscritto, ma mi sono disiscritto perché sei un pagliaccio, sei un fenomeno da baraccone. Quindi, finiscila, smettila di rompere il cazzo, di rompere il cazzo a Cristiano Ronaldo. Perché non te la prendi con Sarri? Perché non te la prendi con Paratici e Nedved? Che hanno creato una squadra di merda attorno a Cristiano Ronaldo. Perché non dai la colpa? Perché non dai tutte le colpe, a chi sta rovinando il a chi ha rovinato il DNA della Juventus, che sono Paratici e Nedved, visto che hanno fatto di tutto per mandare via Allegri, per portare il bel calcio, il bel gioco, che di bel gioco e di bel calcio non si è visto ancora nulla, Hanno portato il dio in terra, Maurizio Sarri, colui che doveva cambiare l'identità di questa squadra, il gioco di questa squadra, ma non ha cambiato un bel nulla. Perché, caro mio Davide Siracusano, in arte dati per vincere, te lo ripeto l'ultima volta, è inutile che fai i tuoi video di merda, dicendo sempre ripetutamente le stesse cose. Cambia argomenti, perché tu sai solo dire che CR7 è il male della Juventus, che CR7 la Juve non lo doveva prendere, e continui a difendere continuamente, in continuazione, questo allenatore che ci farà perdere tutto.
che questo allenatore ha rovinato il DNA della Juventus, ma soprattutto questo allenatore ci porterà di nuovo ai settimi posti. E quando parli di Cristiano Ronaldo, ma soprattutto quando parli della Juventus, e Agnelli, se ti ascolta, ti sputerà bene un occhio. Perché tu non vali neanche una goccia di uno sputo di Cristiano Ronaldo. Vergognati, vergognati. Tu sei il classico tifoso juventino da bar, da baraccone, che di calcio non capisce un cazzo. E tu sei il classico tifoso aziendalista, che a te va bene tutto. Tu sei anche quello che ha detto che Milik e Jorginho sono grandissimi giocatori. Sono grandissimi giocatori. Ma vattene a fanculo che tu di giocatori di calcio non capisci un cazzo. Datti, cambia sport, datti all'ippica e vergognati. Vergognati. Tu, insieme ai tuoi amici di merenda che sono Leone Bianconero, Giampiero Morabito Juventus, il Palermo, il siciliano come cazzo si chiama, Ambare Palermo, e l'enigmista che fa così, che ha detto ieri che Cristiano Ronaldo ha sbagliato l'ennesima punizione, perché non ne battete voi le punizioni, perché non andate voi a giocare a calcio, cazzo mi metto a ridere, mi metto, siete vergognosi, siete la feccia del tifo della Juventus, e tifosi come voi, alla Juventus, noi che siamo veri tifosi, non li vogliamo. Ciao ciao David, ciao ciao. E studiati un po' l'antologia del calcio, che di calcio non capisci un cazzo. Un saluto, segnati sto nome, Pix Messia Bianconero. Colui che non mi. Tu non ti mettere sulla mia strada, perché ti sotterro. Un saluto ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video.